a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di Blacksad. Dunque, l'ultima volta abbiamo scoperto un po' tutta la storia, quello che è successo, chi è stato, perché, come, dove e quando. Però, diciamo, al nostro protagonista è venuto un ultimo dubbio. Non è che pure lo zio della tipa, che c'ha la palestra, è invischiato in tutte queste cose? E quindi, niente, stiamo indagando su questa cosa. La mappa. Maybe I should play the Smirnov trump card this time. Jolly Smirnov. E stavolta chiamiamolo. Che te devo dire? L'altra volta mi hanno imbruttito che non ho chiamato. Smirnov didn't know what to think. He asked me to watch out and call him as soon as I had more information. He also told me that Gil had finally talked. He denied having blocked the basement door and said the truck door opened, but he got knocked on the head as soon as he tried to get out. He then woke up when the police found him beside the basement door. Obviously, the same person who had jammed the door had carried him there. Gli dice, Gil dice che qualcuno l'ha lasciato senza sensi proprio vicino all'ingresso del seminterrato. E chi sarà stato allora? Aspetta, la figurina. Ok. Quindi vediamo alla fine del gioco quante figurine abbiamo raccattato. Qualcuna m'ha soppersa purtroppo. Oh, attenzione. Carlos Luis Martin. Studio. Ah, qui fanno le fotografie. Ok, quelle lì che abbiamo visto appese. Spiet. Bobby Gale. So, you had something to do with that chest expander after all. Vabbè, non era il suo, è normale che lo uso. If Wheatley were here, I'd have to tie his hands behind his back. Sarebbe tentata ad usarlo. E sì, è tutto molto bello. E dunque? Posso andare là davanti. Però qua sì. Allora, qui intanto c'è un'altra figurina. E poi possiamo uscire qua. Chiudilo. Ah no. Io la volevo solo chiudere perché stava in mezzo alle palle. Sto fa avanti e indietro. Ok, dunque. Possiamo vedere qua. Che è l'ufficio del tipo, no? O no? La sala riunioni forse? In my experience, when something looks really good, it ends up smelling really bad. Siccome stava andando troppo bene, quindi stanno a nascondere qualcosa. Eh sì, questa è la sala riunioni. E poi lì c'è la presidenza, quindi è la stanza del tipo. E direi andiamo nella presidenza. Qua, rimani qua. Dov'era? Qua, rimani qui. Spietz. A posto. Allora, che ci nascondi? Qui c'è un'altra figurina. E va bene. Il quadro non gli interessa. Circumnaviga bene. Allora, guarda qua. Campo di tiro Bloomington. Primo premio. Ah, un'altra figurina. Lucio San Martin. C'è altro? No. Il giornale qua.
And one of the strengths, the accuracy of his throw. I earned the nickname Iron Arm. I used to throw the ball at 50 mph. And yeah, went wherever it wanted. And my coach, the great Geoffrey Sox. And so I worked hard. Pearl Harbor. I enlisted immediately. After losing a partner in combat, a serious injury, I asked to be relocated. I became a sniper. I know I shouldn't say this, but I was one of the best in the army, and it was all thanks to my accuracy. No, it was all thanks to Geoffrey Sachs. I wonder how many Americans that man saved with my arm. After these words, Tim Thorpe is moved almost to tears and asks me to take a break. It's shocking to see how an athlete and soldier, a man whose aim and skill won him a Medal of Honor and the nickname Surgeon among his brothers in arms. That can't be. I mean, it could be a coincidence, but... Chiamano Thorpe il chirurgo con la sua ottima mira come cecchino. Aspetta, cosa hai capito? Lo so perso. Allora... Perché mi sorprendo? In ogni indagine si ha un punto. Allora, aspetta, ha fatto tutto da solo? Se muove fa... Fammi fa sta deduzione. Cosa ha capito quindi? E se Tim Thorpe fosse coinvolto nell'operazione di Mitchell? I farmaci di Mitchell aiutano a superare i limiti fisici. Un cecchino ha ucciso Randall Lake. Il cecchino potrebbe essere lui a sto punto. Spanna accusa il chirurgo, un vecchio amico in comune suo e di Dan. Si gli dice che qualcuno. Jill dice che qualcuno ha lasciato senza sensi proprio vicino all'ingresso del seminterrato. I poliziotti hanno trovato Jill vicino alla porta del seminterrato. Chiamavano Thorpe il chirurgo per la sua ottima mira come cecchino. E questo. Allora, questo andava bene. Questo andava bene. Ah, forse così riesce a camminare? Che ne so. Spanno accusa il chirurgo. Chiamavano Thorpe il chirurgo. Ok. That's it. Thorpe is the man behind the whole drug operation. E se Thorpe è la mente dietro la vendita dei farmaci agli atleti? Quindi quelli sono i suoi burattini. Allora, un cecchino ha ucciso Randall Lead. Questo. Ma come no? Ma ce n'ho un'altra da fare, sì? No, come l'altra volta che poi in Cerem stavo rincoglionì. Thorpe è il chirurgo. Allora, aspetta. Vediamo un attimo che altro c'è. I better not use it. It might be connected to the switchboard at the front desk. Direi di no, ovviamente. Io volevo vedere la... Vabbè, non me la fa vedere la scrivania. It's a bit strange to see no office chair behind a desk until you remember the desk's owner is in a wheelchair. Ah, ok. Mi serviva questo, quindi. Ok. Però forse non la posso fare. Vabbè, mo proviamo. Allora, Thorpe non può camminare, usa una sedia a rotelle. I farmaci di Mitchell aiutano a superare i limiti fisici. No. Ma mi sa che adesso non la devo fare un'altra cosa. Allora, ci sta qualcos'altro da vedere qui nell'ufficio? Questa porta... Ti piace? That leads to the front desk. Porta alla reception, direi di no. Che gli è successo al mento? Si vede il fondo.
abbiamo visto tutto quello che potevamo vedere, mi pare di sì. Io non so se adesso possiamo anche scendere con... Non mi ci fai più tornare? Allora mi sono persa per forza qualcosa. Non mi fa tornare indietro. Ah, il cassetto, vedi, prima non mi si era illuminato. Eccole le pillole. Allora, la pistola. Tiene una pistola nel cassetto della sua scrivania. E vabbè, chi non ce l'ha di questi tempi. C'è un flacone di pillole nella scrivania di Thorpe. E questa è la cosa che ci interessa. Non c'è altro? Ok. A posto, eccola qua. Quindi abbiamo... No. Thorpe non può camminare e usa una sedia a rotelle. I farmaci di Mitch l'aiutano a superare i limiti fisici. C'è un flacone di pillole e una scrivania di Thorpe. Ok. Wait, what if Groon's drugs helped Thorpe walk? Quindi se lui può camminare, un cecchino ha ucciso Randall Late. Chiamavano Thorpe il chirurgo. E se i farmaci aiutassero Thorpe a camminare? Ok. Of course, it wasn't Mitchell or Gil. It was Thorpe who shot Randall at the hospital. Everything adds up now. And yet I can already hear Smirnoff telling me. Mi sta bene mai niente qui. Conclusive evidence. What if I set a trap for Thorpe? But how? Devo attirare Thorpe in una trappola. Devo attirare Thorpe in una trappola. I poliziotti hanno trovato Gil vicino alla porta. Ok, qui tu vanno bene, ho tirato troppo in trappola. Se i farmaci dessero Thorpe a camminare. Allora, devo attirare. Aspetta, ma ce l'ho una, sì, da fa. Ho trovato quello che mi serviva? Sì e no. Allora, la devo fa, ok. Che a volte non si capisce se c'è sta o meno da fare l'intuizione. Allora, dicevamo, devo attirare Thorpe in una trappola. E se i farmaci aiutassero Thorpe a camminare, Thorpe ha ucciso Randall. E che cazzo ne so. Non so perché, però vabbè. What if I place Thorpe's gun up there? And corner him so that he has to stand up to get it. The show was about to begin. All I needed was an audience and some patience. See, there was mutiny on board, so... Stop! you see what I have to put up with? All right, helmsman, to the cabin with you! Onward! Aye, Captain. Come along, Blackside. Julie, don't let anyone bother us. Honey.
Will you wait in the boardroom for me, please? But... I'll just be a minute then. I think you've already suffered enough. Okay. And think about where you'd like to have dinner tonight, okay? You see, I'm not gonna pay you for solving the case. Logico, considero che non risolvo, ci vedremo in tribunale, pensavo fosse un uomo di parola. Questo. Fair enough. The truth is, I didn't solve it. No, it's not that. You'll get every penny we agreed on, and more. But not because you solved the case, but for her. 2 days ago, she wanted to end it all. Drop out of college, sell the gym. Too many wounds to heal. But through your incredible work, you managed to heal them. Well, perhaps not completely. It takes time to get over something like this. But at least, thanks to you, Sonia wants to be happy. She has hope. I'm going to help her make Dunn's Gym the best in the city. Who would have ever guessed it, huh? Sembra quasi che la morte di Dunn sia una benedizione. No, facciamo sono felice per Sonia, sennò si capisce troppo. She's been through a lot, and honestly, I wasn't sure she'd make it. Well, she hasn't just yet, but she will in time. Anyway, back to the case, all those people you confronted. Gil, the German doctor, even Mitchell. I would have never suspected him. Did they say anything? No, questo devo far arrabbiare così va la pistola. Why did they do it? Did they mention any accomplices? Stanno menzionando un certo chirurgo, solo Randall Lane, non hanno menzionato nessuno. Pensate, devo far arrabbiare. Surgeon. Surgeon? You have any idea who that could be? Accusa Dorp, fammelo incazzare, così si via la pistola. A journalist told me. Ring a bell? I'm sure you've got good intentions, but you're wrong. What makes you think that? So che Mitchell ha dato a lei le pillole, so che chi ha ucciso Randall Lane ha ordinato l'omicidio di Joe Dunn. Facciamo questo. I know that you were a highly skilled sniper, and I think it was you who shot Randall Lane at the hospital. Have you seen me, Black Sad? How could I possibly do that? So che Mitch ha dato a lei le pillole. Don't deny it. I know Mitchell gave them to you. People see a wheelchair and think, poor guy, he can't walk. But there's so much more to it than that. Some nights I can't even sleep from the pain. That doesn't explain why you didn't tell me you knew about those drugs. I hired you to solve this damn case. You think that's what a murderer would do? Only because you thought I'd blame Bobby Yale and drop the case. But as soon as I realized something wasn't right, you sent Randall Lee and Gil to give me a scare. And when all that failed, you ordered Lee to kill me. You're the type that won't open his jaws once he's got his prey, aren't you? My. You're right. I never let go of my prey. Yourself in my place for a minute. You're a promising football player who just got back from the war, but you're still a nobody. The man you saved kindly opens his house to you, and that man is still undone by his wife's passing. He works all day at his gym, and he drinks himself to sleep at night. So you practically end up raising his daughter. You give her her very first abacus. You encourage her
to further her education. You comfort her when she misses her mother and her father. Meanwhile, your sporting career takes off. Life is good. Until one day, out of the blue, an accident cripples you. An old friend, Mitchell, tells you he knows someone who can help you. A German doctor. His drugs take some time to work, but they do wonders. You manage to walk for short bursts at a time, little by little. And those bursts keep getting longer. But the drugs aren't cheap at all. So you have to find a way to pay for them, don't you see? Ha iniziato a vendere i farmaci di Adelaide e ha aperto un'agenzia pubblicitaria. Beh no, forse vendi farmaci? So you started by selling drugs to athletes. Then you decided to start an advertising agency to hire those same athletes. Drugs would help them excel, and you'd get better ad deals. The perfect business model. Your first client, Craig Spano. His career had hit a rough patch, so... L'ha usato come cavia. He was the guinea pig for your new operation. And yet, when the drugs started having serious side effects, you got rid of him. Afraid he would talk, you tried to kill him. That's why he hid. From then on, your business was smooth sailing. You even began to think you were above the law. You thought that you were untouchable. Until Joe Dunn found out, and then, 2 days before his unfortunate death, he came to see you. That's enough now. You stop it. È la verità, Ciccio. Now, I don't know if I'm above the law, but I am sure as hell not beneath it. Do you know how much power I have? The kind of people I lei non sa chi sono io. I could shoot you right now and nothing would happen to me. E chi può dirlo? Gun you keep in your drawer? I'm afraid not. I placed your pistol caso out risolto. Of reach, just in case you happen to confirm my suspicions, Iron Arm. And now, if you'll excuse me, I have an appointment with the police. I won't let anyone wreck my life. Non sono adesso così stupido, hanno tolto i proiettili. Sonia and I, we deserve a future. You can come in now, Smirnoff. Timothy Wilson Thorpe, drop your weapon. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford one, the state will provide one for you. Idiota. Mr. Thorpe. Oh, cazzo. Ah, è stata lei. Ammazza che mira. Vabbè, si è vendicata per padre. Cazzo fai, amatta? Abbracciala. Povera, non è rimasto nessuno. Sonia Dunn, you are under arrest for the death of Timothy Wilson Thorpe. Ma povera, ma c'ha ragione. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Ho fatto festa a zitto Smirnov, eh? Proteggo la donzella. Just shut up.
Sonia non se lo merita. Sonia should never set foot in jail. Black said, don't. Sonia ha solo fatto risparmiare tempo e denaro Stato. Io e lei abbiamo fatto cose simili. Torp avrebbe evitato la prigione. Cos'altro avrebbe potuto fare? Io e lei abbiamo fatto cose simili? Boh, sì. You and I have done similar deeds. You remember, right? If you're gonna arrest her, arrest me first. And then arrest yourself. No, there's no way this could work. How do we hide this? John? Ho ucciso Torp per autodifesa. Sonia ha ucciso Torp per salvarmi. I'll put the bullets back in the gun. Thorpe had me at gunpoint, but Sonia was faster. We're doing the right thing, Chief. John, why do I end up getting my hands dirty every time I'm close to you? La mia mente manipolatrice sopra Sonia, andiamo. Alla fine hanno fatto pace ste due. Come sarà andato sti incontro? Mi spiace scattolina un po', però il computer è quello che è, ragazzi. After everything that had happened, the last thing I was interested in was the fight. Whether anyone would listen to me, that was another story. Because no matter what they tell us, our actions don't always determine our future. As if I even knew what that means. I didn't even know what to think of my performance throughout the case. Did I have a clear conscience? Would I have made the same decisions, given the chance? Ma sì, dai. Quindi non sapremo se hanno giocato pulito nell'incontro o meno. E niente, signori, giocone bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. La storia è figa, ti viene voglia di giocarci, di sapere che sta succedendo. Bellissimo, veramente. Mi è piaciuto così tanto questo gioco che mi sono comprato anche il fumetto perché... è bello pure quello. Certo, diciamo, sono un po' sottili e sono delle storie autoconclusive, almeno il primo è così, ho preso il primo. Però oltre che i disegni sono una cosa stupenda, poi è carina la storia, questa vabbè, è un po' più dettagliata, non so se poi negli altri fumetti ci sarà anche questa di storia, onestamente. Spero che ne faranno altri di giochi di Blacksad, perché sono bellissimi, veramente, no... Questi personaggi sono caratterizzati proprio bene. Cioè, penso che una delle avventure più belle che ho fatto negli ultimi periodi. Cioè, non gli trovo il difetto, ecco. Mi è piaciuta veramente tanto. Io spero sia piaciuta tanto anche a voi e quindi aspetto nei commenti, mi raccomando, la vostra opinione sul gioco. E niente, vediamo se c'è qualcosa adesso dopo i titoli di coda. No, quindi finisce qui il gioco. Benissimo, ragazzi. Allora, grazie di aver seguito la serie. Fatemi sapere cosa ne pensate. E vi aspetto al prossimo gioco. Ciao ciao!